questa mattina a Sassari, alla Confcommercio, c'è stato un convegno nel quale si è discusso. Emanuele Floris. L'intelligenza artificiale come chiave per la crescita del settore terziario, il titolo del convegno organizzato stamattina dalla Confcommercio Nord Sardegna, ente che già impiega lo strumento a livello nazionale nella rigenerazione urbana e nella transizione digitale. Come ad esempio con l'apertura degli punti SPIN, che sono degli sportelli di innovazione, che parlano anche di intelligenza artificiale, che parlano di marketplace, che parlano come far emancipare le aziende del terziario, siano esse del turismo, del commercio e dei servizi. Sempre più diffuso l'uso dell'intelligenza artificiale dalle imprese che se ne servono a vari livelli. L'intelligenza artificiale deve essere considerata un coadiuvante tecnologico di tutti i processi all'interno dell'azienda, a partire per esempio dal marketing, e si può utilizzare l'intelligenza artificiale appunto per coadiuvare questo processo. L'utilizzo verte in particolare sull'analisi dei dati in funzione di previsione, ad esempio, della domanda degli esercizi commerciali. Se la sua importanza è indiscussa, in molti ne temono le conseguenze. I pericoli, come tutte le tecnologie, sono nell'abuso. Per fortuna in Europa ci sono delle norme che per prime al mondo regolano questo settore. Il suo utilizzo rende permeabili i confini e risulta del tutto accessibile anche a chi vive lontano dai centri economici. Un'isola, questo è chiaro, però il digitale riesce ad abbattere tanto di queste distanze, quindi oggi se un sardo riesce a sfruttare bene queste tecnologie riesce fondamentalmente ad essere al centro del mondo contemporaneamente senza muoversi fondamentalmente dall'isola.